Assemblea in provincia dei comuni che rientrano nel lato 5, presente anche il massimo rappresentante dell'ente provinciale, il presidente Raffa, per discutere della situazione depurazione che dal 1º gennaio 2012 diventerà argomento di straordinaria importanza proprio in ragione delle modifiche normative che nel frattempo interverranno. Si discute dunque di depurazione, presente anche una delegazione della regione Calabria attraverso un gruppo dirigente che ha chiarito nella prima parte dell'Assemblea quali dovranno essere i percorsi da seguire o comunque consigliato quali percorsi seguire. I sindaci dunque con l'anno nuovo avranno in primis la responsabilità della gestione dei depuratori e questo indubbiamente rappresenta un problema. Probabile che si scelga l'idea del consorzio, questo lo si capirà strada facendo. Certamente si comincia a lavorare da ora per non arrivare impreparati, ma c'è la questione che tocca in modo particolare Reggio Calabria e in modo particolare Acque Regine, i cui dipendenti da tempo non hanno lo stipendio. È chiaro che questo rappresenta un problema etico e sociale e di questo l'Assemblea si è fatto carico. Mentre registriamo questo servizio, i lavori sono ancora in corso. Indubbiamente un primo punto d'arrivo è stato raggiunto. Tutte le maestranze dovranno essere ricollocate. Insomma, il lavoro dovrà essere garantito.